Per lo speciale elettorale regionale Abruzzo 2019 siamo in compagnia dell'assessore del comune di Chieti, Carla Di Biase. Buongiorno. Buongiorno. Lei è candidata e si presenta come la candidata dell'amministrazione del comune di Chieti. Io sono una che non ama le etichette, sono candidata al Consiglio regionale per le elezioni del 10 febbraio perché penso che sia necessario portare la competenza, l'esperienza e la serietà di chi oggi si trova nell'onere e nell'onore di affrontare la vita amministrativa. Lei è candidata nella lista di Forza Italia. Perché gli elettori dovrebbero dare fiducia a Carla Di Biase e a Forza Italia? A Carla Di Biase perché è una persona che è sempre, come dice il mio slogan, con le persone. In mezzo alle persone, in mezzo alla gente, è un amministratore che sa ascoltare i problemi, non sempre li sa e li può risolvere, ma non ha mai negato il confronto. Carla Di Biase è una persona che ci mette la faccia, anche a costo di risultare a volte poco simpatica, ma mette l'impegno, la costanza, il senso del dovere, che poi fanno parte di quei valori che si ritrovano anche all'interno di Forza Italia. Faccio una riflessione. Siamo di fronte a una falsa democrazia fondamentalmente, perché siamo schiacciati dal sovranismo da un lato e dal populismo dall'altro. Io insegno alle superiori, quindi mi confronto con i ragazzi. Stiamo crescendo una generazione che non ha più fame, perché non ha prospettive per il futuro. Io credo che i valori liberali sono quelli che mi rappresentano, ma che hanno rappresentato anche il benessere economico di questa nazione. Solo un governo capace di detassare la media impresa, di abbassare il costo del lavoro, di rimettere al centro la famiglia e l'essere umano, potrà gettare le fondamenta per un futuro diverso. Io a volte faccio una riflessione ai miei alunni, sicuramente per deformazione professionale. Reddito di cittadinanza, conti fatti 180 euro che prenderanno per prime i comunitari stabilizzati. La flat tax non è stata fatta perché è una tassa lineare su tutte le tasse. Hanno preso in fretta e furia, nella notte dei lunghi coltelli, 5 categorie da detassare. Ci vuole un governo più organico e non un contratto di governo perché l'amministrazione pubblica fa parte di una branca del diritto che si chiama appunto pubblico, costituzionale, che sono i principi che i nostri padri ci hanno lasciato. Non ci possiamo arrendere al mero contratto di compravendita come se fossimo solo due parti. Ci vuole la dialettica del confronto, ci vuole la presa di consapevolezza di tutti di un momento storico difficile, ma che può e che deve cambiare. E io penso che solo persone di buona volontà possano fare questo. Un appello agli elettori che saranno chiamati alle urne il prossimo 10 febbraio. L'appello agli elettori, il primo, è quello di andare a votare. Il voto è la prima conquista democratica. C'è chi ha dato la vita negli anni, neanche tanto lontani, perché se pensiamo che fino a 70-80 anni fa non esisteva il suffragio universale, io penso che noi dobbiamo ai nostri padri e alle nostre madri una grande conquista di civiltà. Quindi il primo appello è l'appello al voto, al non astensionismo, a una scelta democratica e consapevole. Il secondo appello è quello di votare il centrodestra, di votare Marco Marsiglio, di votare Carla Di Biase. Grazie.